Ciao a tutti ragazzi, questa è la rubrica calcio di Strike Channel. Oggi è domenica, sono appena tornato da Modena, ho passato un bellissimo sabato, anche una domenica mattina in questa meravigliosa città. Ho visto il museo Ferrari, sono stato lì con degli amici, è stato un bellissimo weekend, costernato da questa partita della Juventus che ha giocato al Braia di Modena contro l'Espanyol. Una partita dove io sono stato allo stadio e, siccome è stata la prima, diciamo, partita importante di Higuaín giocata qui in Italia, ci tenevo a dirvi, prima di parlare un attimo di tattica e del perché soprattutto il primo tempo non mi è assolutissimamente piaciuto, a dirvi un po' gli umori. Ecco, diciamo sì, gli umori del popolo juventino per questa partita. Allora, cosa numero uno, all'inizio, quando sono entrato allo stadio verso le 7.40, 7.50, c'erano già tantissime persone che esultavano, eccetera, poi è entrata in campo la squadra, applausone gigantesco, siamo tutti poi affamati di calcio perché stiamo senza calcio da troppo tempo, e vi posso dire questa cosa molto toccante per certi aspetti, cioè ho visto dei bambini entrare, perché c'erano tanti bambini con i genitori, è stata proprio la classica amichevole estiva, no? Per dire, non c'era per nulla la curva della Juve, infatti anche durante la partita non c'è stato neanche un coro di quelli della Sud, no? I tipici cori, quindi è stata proprio una partita, diciamo, di persone che non avevano nulla da fare, erano per la maggior parte seduto accanto a dei napoletani e dietro aveva un siciliano e un romano, ma sentivo anche molto parlare prima nello stadio dei fiorentini, milanesi, torinesi no, non li ho sentiti, ma quelli sono rari, comunque a prescindere, quindi c'è stato, e poi ovviamente persone del luogo, il tipico dialetto simpaticissimo di Modena. E vi riporto questa cosa di molti bambini che, entrando allo stadio, uno mi ha commosso perché un bambinetto, una roba così, che mi fa: ma quello è Higuaín, ho visto Higuaín, papà, ho visto Higuaín. Questa cosa è molto bella da un lato, perché fa capire che la Juventus ha fatto un mercato, purtroppo sì, la cessione di Pogba, ma quella è stata decisa dall'Adidas, no? Avete visto quando Pogba aveva twittato è tutto un bla 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 e Mino Raiola è tutto un bla bla bla, e poi l'Adidas fa la pubblicità con varie persone, tra cui Pogba, che dicono bla bla bla. È stata proprio una classica televendita organizzata dall'Adidas, che dà al Manchester United oltre il miliardo di euro e alla Juve 140 milioni, quindi lasciamo stare. Poi la situazione è lunga, molti la paragonano, questa cessione, a quella di Zidane. Io dovrei fare un video a parte su questa storia perché tutte cazzate. Comunque, tornando al discorso, i bambini e tante persone sono entusiaste per questo calcio mercato, ma chi è abituato a tifare Juve anche negli anni della Serie B, per dire, e quindi segue questa squadra con un po' più di serietà e non tanto legato al mercato, al marketing, eccetera, mai si esulta, diciamo, mai si esulta in estate. Gli scudetti in estate li vincono gli altri, no? Quindi la Juventus in realtà non ha per nulla una squadra che già ha vinto, però una squadra che sicuramente può vincere, può fare tante cose, ma soprattutto nel primo tempo non mi è piaciuta. Adesso ne parliamo dal punto di vista tattico. Vi dico più che altro che secondo me la Juve in questo momento qui deve capire come giocare, cioè, nel senso, c'è una confusione tattica soprattutto nella testa dell'allenatore, secondo me. Non sto criticando Allegri, io non sono uno pro o contro, per me basta che vincono, poi non me ne frega proprio, può anche fare capocannoniere Buffon, me ne passa per la testa, basta che si vince. Il punto è un altro, cioè è che in questo momento c'è un'ampia scelta in attacco, si potrebbe giocare col trequartista, si potrebbe giocare con due punte alte, con Piazza che è un centrocampista laterale che può adattarsi a seconda punta, tante opzioni ci sono, difesa a 3, difesa a 4, vabbè, tecnicamente sarebbe a 5 nel momento in cui la mette a 3, però comunque il problema è che si sente, secondo me, una gravissima mancanza a centrocampo. Non è la scoperta dell'acqua calda, perché mancavano Marchisio e Khedira ed è andato via Pogba. Il punto è capire chi comprare, perché quando è entrato Hernanes, Pjanic si è messo a fare la mezzala e quindi Pjanic potrebbe giocare ovunque. Allora chi comprare? Un giocatore molto muscoloso, uno che ricordi Pogba, c'è Stanzonzi del Siviglia che ricorda Pogba fisicamente, quindi bisogna capire chi davvero la Juventus vuole prendere oggi
che 14 agosto, vigilia di Ferragosto, si parla di Brozovic oggi, ieri di Witzer, l'altro ieri di Rakitic, quindi lasciamo stare, si parla sempre di giocatori, a me basta che poi prendano qualcuno sensato, ma che l'allenatore ha in testa. Secondo me il motivo per cui ancora non hanno comprato nessuno è che l'allenatore non sa chi comprare. Comunque vediamo dal punto di vista tattico cosa io ho visto nello stadio e perché secondo me in questa fase con determinate squadre come l'Espagnol la difesa 5 non va per nulla bene. Loro avevano un 4-4-2 molto ordinato, ma soprattutto però c'è da dire una cosa. Per i più giovani c'è una partita molto bella dove col Brescia, sì, col Brescia mi pare, sì, col Brescia, vinta all'ultimo dalla Juve con un gol di Nedved. E Nedved disse in quella partita, Nedved ricordiamoci è stato poi pallone d'oro, quindi non era un signor nessuno, disse: la Juve deve capire una cosa, senza grinta non è nessuno. E è stato sempre un po' questo il leitmotiv di questa squadra. Ovviamente questo video è rivolto a coloro che credono nella Juve, perché la Juve è una fede. Chi non ci crede parte dal presupposto che la Juve vince perché compra gli arbitri, quindi lasciamo stare. Ma per chi crede che la Juve vinca sul campo tatticamente, perché ha dei giocatori che poi vanno a farsi puntualmente le finali di Coppe del Mondo, come quella Italia-Francia vinta da noi, dove c'erano tra ex e juventini, c'erano praticamente quasi tutti in campo. Quindi poi c'è chi crede che la Juve sia forte e chi pensa solo per gli arbitri, ma per chi appunto crede, la Juve deve capire e tutti noi dobbiamo sapere che la Juve non vince solo perché è bella e c'ha Higuain e c'ha Mandzukic e c'ha Dybala, eccetera, ma la Juve deve combattere. Ieri l'Espagnol, onestamente, ma però su questo non condivido del modo in cui ha affrontato, però è quella che ci ha messo più grinta. Cioè l'Espagnol ieri non tiravano la gamba, quelli della Juve sì. Personalmente sono contento, perché se poi dovevano farsi male in un amichevole vaffanculo, facciamoli pure vincere, però beccarsi 5 ammonizioni, 6 ammonizioni, l'espulsione e falli bruttissimi. Cioè, la penultima ammonizione procurata da Dybala è stata proprio un'ostruzione da rugby, cioè proprio una spallata data di così, è stato impressionante, poi sangue, contrasti. Non lo so perché l'Espagnol ha giocato così, una squadra che era tredicesima in campionato nella Liga l'anno scorso, però ci tenevano a vincere. Però è un campanello d'allarme, perché la Juve non avrà squadre che diranno vabbè dai sei più forte ti facciamo vincere, anzi lotteranno il quadruplo rispetto agli anni precedenti e già lottavano abbastanza gli anni precedenti, quindi arriveremo con squadre che già dal 70esimo avranno i crampi contro di noi, quindi sarà sicuramente un campionato durissimo e secondo me la difesa 5 non va bene contro squadre organizzate e chiuse, penso all'Empoli, penso al Chievo, penso a tante altre squadre. Allora vediamo perché, e per questo c'è la Super Lamagna che sta qui, ma sia ben chiaro, è un video d'agosto, si cazzeggia.